Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di venerdì 27 ottobre 2023. Siamo arrivati ad affrontare il tema della legge, ma il testo che ci viene proposto è estremamente complicato, fino a un certo punto, anche perché viene tagliata l'ultima parte, nel versetto 25, che è quella più difficoltosa, sinceramente. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Paolo sta semplicemente portando a conseguenza o a compimento le sue riflessioni. Cioè, l'uomo non giustificato da Gesù Cristo è un uomo debole, che non è che perda la capacità di cogliere il bene, ma non ha la forza di compierlo. E quindi questa contraddizione non è soltanto fuori nelle sue azioni, ma è anche dentro di lui. E così vede il bene, ma non riesce a compierlo. Ecco perché l'Apostolo qui dice: sono uno sciagurato, Chi mi libererà da questo corpo di morte? Alla lettera in greco sarebbe votato alla morte. Siano rese grazie a Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E poi aggiunge: me infelice. Perché dicevo che c'è quel versetto tagliato che fa molta difficoltà? Perché Paolo, continuando questo ragionamento, dice: dunque, io con la mia mente servo Dio, col mio corpo servo al peccato. Capite che non è tanto facile da spiegare questa cosa. Che cosa vorrà dire l'Apostolo Paolo? Vuol dire che comunque il nostro corpo concreto, la nostra vita, è esposta alla debolezza. E quindi quella debolezza che ovviamente ci dobbiamo fare i conti tutti. Ma la mia mente, e quindi non c'è soltanto l'intelligenza, ma l'orientamento di tutta la mia vita, è finalizzato a Dio che mediante il suo spirito mi sostiene, mi ha giustificato, mi sostiene e gradatamente mi dà la capacità di poter così allontanarmi, affrancarmi meglio dalla mia debolezza e dal mio peccato. Probabilmente Paolo vuole dire precisamente questo, però comprendete quanto questo sia problematico e nello stesso tempo sia anche pienamente quotidiano. Ecco, una dottrina che è così elevata, di essere perfetta nella sua elevatezza, poi alla fine dice poco alla vita reale, mentre Paolo cerca comunque di far dialogare sempre ciò che il Signore ha compiuto e ciò che ovviamente noi viviamo. Il Salmo 118-119 dice: insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Il Vangelo è molto famoso, quello dei segni dei tempi, e così Gesù ci spiega un po' bene cosa intenda per segni dei tempi. Ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Sapete riconoscere quello che accade nel mondo e quindi dagli elementi riuscite poi a ricostruire che cosa succede. Quando soffia lo scirocco dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? Beh, questo ci dà un paio di indicazioni molto interessanti. La prima è che dobbiamo essere sempre aperti a valutare i segni che arrivano e saperli riconoscere.
Soltanto nell'ipocrisia questi segni noi non abbiamo la capacità di riconoscerli, cioè quando abbiamo già deciso che tu hai torto e quindi indipendentemente da quello che fai hai torto. Ecco, questa è l'ipocrisia. Ma se hai un atteggiamento aperto nei confronti di ciò che accade, sarai anche disponibile ovviamente a cambiare il tuo atteggiamento. Ed è quello che Gesù chiede. Infatti qui parla del giudice, quello mettiti d'accordo con il tuo avversario, eccetera, perché anche altrimenti il giudice darà torto a te. È un frutto dell'atteggiamento per riconoscere i segni dei tempi, il valutare le ragioni degli altri e le tue ragioni, perché altrimenti sei semplicemente bloccato, fermo, vecchio, inutile, insignificante. Ecco, Gesù chiede dei discepoli dinamici, pronti anche a cambiare i loro atteggiamenti e lasciarsi rinnovare, lasciarsi anche così sorprendere da quello che vedono e da quello che vivono. Insomma, se non sei ancora del tutto vecchio, puoi, secondo me, imparare. E imparare a vivere è un'arte meravigliosa. Ho finito anche oggi, vi do appuntamento a domani. Grazie.